Quest'anno purtroppo il Covid ha colpito tutti e soprattutto gli eventi e le attività. Quindi quest'anno la manifestazione che noi tutti gli anni mettiamo in piedi, che è Novillara Arte Gusto, è saltata, però non volevamo lasciare un buco, fermarci del tutto, allora abbiamo pensato a questa iniziativa di una giornata soltanto, che si chiama appunto Tagliatelle Day, che soprattutto va a dare un supporto ai ristoranti e alle attività di Novillara. Quindi organizzeremo questo momento sia al mattino con il pranzo annesso e alla sera con la cena, dove appunto si può andare a mangiare nei tre ristoranti di Novillara, che sono la Maria, il Pergolato della Maria, il ristorante della Locanda Ricci e l'Osteria del Giogo. L'evento si sviluppa prima di cena, perché poi essendo domenica solitamente la gente va, insomma, non sta a lungo, insomma, fuori casa, ma preferisce rientrare presto, e quindi abbiamo pensato di fare l'evento clou, che sarà alle ore 19 al Castello di Novillara, dove ci sarà appunto una dimostrazione pratica e tecnica soprattutto delle signore, le sfogline, chiamiamo noi, di Novillara, che sono il nostro patrimonio, che metteranno in scena il loro sapere con i mattarelli. E poi concluderemo la serata con questa bellissima sfilata, dove appunto delle acconciature artistiche con lo stilista dei capelli Lorenzo Bernardini ci farà vedere un po' le origini del piatto. Per partecipare è possibile prenotare direttamente un posto a pranzo oppure a cena attraverso i ristoranti, che ripeto sono la Maria, la Locanda Ricci e il Giogo. Quindi chiamando direttamente loro avete anche accesso allo spettacolo serale. La mattina, che faremo un moto raduno alle ore 9:30, invece lì potete anche chiamare direttamente noi, quindi l'associazione culturale La Stele, e il mio numero è 335 8405 734, oppure scrivendoci sui social. Il Covid è stato un momento comunque drammatico per tutti, però è giusto portare avanti le tradizioni, mantenere vivi soprattutto quelle cose, le eccellenze gastronomiche, in questo caso nostre, che ci appartengono, e quindi veniamo a divertirci, a passare una serata insieme in totale sicurezza a Novillara.